È stata presentata questa mattina a Sarno la 21ª edizione dell'Episcopio Teatro Festival, iniziativa promossa dall'Associazione Circolo dell'Amicizia con il patrocinio del Comune di Sarno e della provincia di Salerno. Il cartellone alterna professionisti ed amatori, primo appuntamento sabato con la Compagnia Il Duomo che si esibirà presso il terrazzo San Michele di Episcopio con lo spettacolo Non ti pago. Come associazione intanto vogliamo dire che siamo alla vigilia del 50° anno di attività, diciamo, socioculturale. Con questo programma, che siamo alla 21ª edizione, abbiamo cercato sempre, come al solito, di miscelare l'amatoriale col professionista. Infatti, se voi vedete dal programma, ci sono tre serate professioniste, di cui c'è Ciro Cerito, Ciro Villano e Lucio Pirri, poi c'è l'ultima serata abbiamo un concerto e dunque, poi c'è Massimo Andrei per quanto concerne la parte professionale. Poi invece abbiamo le tre compagnie amatoriali che sono del Duomo e sono altre due, uno di Scafate e uno di Nocera. Ha avuto sempre un legame forte e soprattutto per i giovani, per le compagnie amatoriali, e quindi richiama l'impegno di molti giovani sarnesi a cimentarsi nel teatro. Il teatro in più è legato a un nome famoso del teatro napoletano dell'Ottocento, che è Luigi De Lise, ed è un nome importante da scoprire, da conoscere, perché nel teatro popolare napoletano ha avuto un grande ruolo nell'Ottocento.